In questi giorni nella città di Milano in via Dante sono comparsi dei pannelli che ritraggono il battaglione Azov, dipinto come campione di resistenza e di democrazia. Come antifascisti e antifasciste di questa città riteniamo inaccettabile quello che ha deciso di fare la Giunta Sala in accordo con il Municipio 1 ed è per questo che oggi abbiamo voluto raccontare davvero quello che il battaglione Azov è, affiggendo su questi pannelli la giusta verità storica. Il battaglione Azov infatti è un gruppo neonazista che si richiama storicamente ai collaborazionisti e a Stefan Bandera che negli ultimi anni, a partire dal 2014, anno della sua formazione, è responsabile della morte di più di 14.000 civili insieme al governo ucraino per i bombardamenti sulle popolazioni del Donbass. Ciò a cui stiamo assistendo è una vera e propria operazione di revisionismo storico che viene portata avanti da anni da tutta la nostra classe politica, dalla destra alla sinistra, per sostenere una propaganda di guerra necessaria per ottemperare a quelli che sono gli obiettivi dell'imperialismo occidentale, della NATO e dell'Unione Europea. Contro ogni tentativo di revisionismo storico, contro l'imperialismo e contro le guerre portate avanti dall'Occidente, ci troverete sempre ai nostri posti, nelle strade, nelle scuole e nelle università.